Il primo passo per la procedura di installazione è quella di andare a scaricare il software che utilizzeremo per gestire le macchine virtuali. Il software si chiama VirtualBox, è un software gratuito, scaricabile liberamente da internet dal sito dello sviluppatore. Quindi andiamo a cercare VirtualBox, VirtualBox della Oracle. Il sito è www.virtualbox.org. Direttamente dalla home page del sito di VirtualBox è possibile avviare il download della versione più recente, che è in questo momento la 5.2. Ecco qua, VirtualBox è disponibile per vari sistemi operativi. Noi in questo caso stiamo andando ad installarlo su una versione di Windows 10. E quindi andiamo a scaricarla per Windows. Andiamo a salvarla temporaneamente sul desktop. Perfetto. E già che ci siamo, andiamo a scaricare anche l'extension pack che non servirà nell'immediato, ma a breve. Un extension pack possiamo considerarlo come un insieme di driver che per diverse licenze rispetto alla versione, diciamo, il core di VirtualBox, che rispetto alla licenza GPL2. Questo insieme di driver con licenza differente è stato riunito in un extension pack liberamente scaricabile diciamo in forma separata, che poi andremo ad installare in un secondo tempo. Andiamo a salvare anche questo. Sul desktop, perfetto. A questo punto possiamo procedere con l'installazione. Avviamo l'installer e seguiamo la procedura passo passo. Ecco qua. L'installer nella versione che ho scaricato io, cioè nella 5.2.8, non richiede particolare tuning o particolari settaggi. Le impostazioni di default vanno bene per la maggior parte delle persone, soprattutto per chi ha le prime armi e vuole sperimentare con questo approccio. Quindi lasciamo tutto com'è preimpostato, avanti, lasciamo creare tutte le scorciatoie. Viene avvisato l'utente del fatto che durante l'installazione dei driver, specialmente quelli che consentiranno la virtualizzazione delle porte di rete, potrebbero esserci delle temporanee interruzioni del servizio di rete per gli altri strumenti attivi. E a questo punto partiamo con l'installazione. Durante l'installazione potrebbero venire fuori dei pop-up o delle notifiche che chiedono l'autorizzazione a procedere per l'installazione di particolari driver, ad esempio per il gestore del chipset dell'USB piuttosto che altro. Una volta completata la procedura di installazione, quest'icona rappresenta l'eseguibile che possiamo lanciare in qualsiasi momento. Procediamo quindi subito a rimuovere a questo punto l'installer che non serve più e lanciamo il nostro VirtualBox appena installato. L'interfaccia grafica di VirtualBox ci permetterà di andare a installare il famoso extension pack scaricato in precedenza, quello con il supporto aggiuntivo per determinate tecnologie come l'USB. Andiamo su File, Preferenze, andiamo su Estensioni. Ah, in questo caso mi risulta già installato, forse perché avevo installato una versione precedente. Facciamo pure finta di non averla precedentemente installata. Partendo da zero, quindi come in questo caso, si clicca sul pulsante relativo all'aggiunta di un nuovo pacchetto, si va a cercare l'extension pack scaricato, eccolo qua, e si seguono le istruzioni anche in questo caso.
si accetta il contratto di licenza. Perfetto. A questo punto VirtualBox è installato e configurato correttamente e siamo pronti per creare la nostra prima macchina virtuale.